Cucù. Settete! Ciao a tutti Cucci e ben ritornati dal vostro Androlink 91 su Yo-Kai Watch 2. Dunque, in questo video vi farò vedere come prendere Mastic e Maestro Mew. Ovviamente, la prima cosa da fare, ricordiamoci che comunque sia, non sempre diventano amici a primo scontro. Per farli diventare amici bisogna sempre salvare prima. Ad ogni modo, iniziamo subito su cosa bisogna fare per primo. Prima cosa, andare dove c'era la bottega della memoria. Al posto della bottega ci sarà una zona d'erba vuota. In questa zona d'erba ci sarà il tubo. Il famoso tubo che abbiamo usato per sconfiggere il primo spettrale, almeno, durante la guerra tra Spiritossi e Polpanime. Usiamo quel tubo, lo prendiamo e andiamo all'area dello shopping a prendere del manzo prelibato dal macellaio. Il manzo prelibato ci servirà per Mastic. Fatto ciò, andiamo a San Fantastico, alla pescheria arrugginita. Alla pescheria arrugginita prendiamo un trancio di tonno scelto. Il tonno scelto servirà per il maestro Mew. Fatto ciò, andiamo nella Harilandia del passato. Andiamo in cima a Rocca Faccione, arriviamo sulla vetta e troveremo a questo punto il maestro Mew, che ci darà delle prove da fare. La prima prova sarà una corsa in bicicletta. Dobbiamo andare alla Val d'Oro del passato, nella scuola elementare, e lì ad aspettarci ci sarà Corocchio. Corocchio è uno yokai che prima ci sfiderà in una corsa in bici. Ovviamente lui e gli altri yokai corrono a piedi, ma noi corriamo in bici. E poi, dopo che l'avremo sconfitto cercando di arrivare primi ovviamente, se non ce la facciamo riproviamo finché non arriviamo primi, ci affronterà in battaglia. Una volta affrontato in battaglia diventerà automaticamente nostro amico. Torniamo ad Arilandia, sempre nel passato. Parliamo con il maestro Mew, ci farà superare la prova. La seconda prova da fare però richiede il rango S. Se ancora non avete il rango S, cosa che una volta finita il gioco dubito non abbiate, andate dall'ora di Vitaliano, prendete il rango S e a questo punto tornate dal maestro Mew. Una volta fatto, il maestro Mew vi farà scontrare con Mastic. Ovviamente a Rocca Faccione non si può salvare se non usando Fiammocchio. Lo so, è un po' una palla dover scendere e risalire, però io vi consiglio di salvare come sempre, come ho detto appunto poco fa, perché non è sicuro che diventi vostro amico al primo tentativo. Per fare più semplicemente, oltre a dargli anche il manzo prelibato, portatevi o Q-Pistol o Carnino o Casanova. Perché questi tre yokai sono yokai che aiutano, che facilitano l'amicizia con yokai che comunque sia sono nemici, ok? Quindi portatevi almeno uno di questi tre, io mi porto Q-Pistol perché è quello che ho a livello più alto. A me Mastic è diventato amico al secondo tentativo. Una volta fatto ciò avrete completato la seconda prova. E come terza prova ci sarà da affrontare niente meno che il maestro Mew. A Maestro Mew, come ho detto prima, piace il tonno scelto. Quindi dategli il tonno scelto, come sempre Q-Pistol, Carnino o Casanova. O anche Casanono se ce l'avete. Cercate di farlo diventare vostro amico anche pungendolo quando
Ungete uno yokai incantato, è possibile che compaiano dei cuori e quelli sono dei cuori che servono a far diventare più facilmente uno yokai nemico amico. A me il maestro mio è diventato amico al primo tentativo. Una volta fatto ciò, avrete sbloccato due yokai utili per sbloccare dal medaglium Rovinella. Ora, a me manca solo Vapornella. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, in descrizione ci sono link per Facebook e Twitter e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye! Ha ha ha!